Liberi è l'iniziativa che, promossa e organizzata dall'associazione PROD in collaborazione con la libreria Mondadori, patrocinata dal comune di Caltagirone e presentata da Orazio Alba e Gianni Livi nella biblioteca comunale ex Educandato San Luigi, domenica 23 aprile, in occasione della festa dedicata al libro e alla letteratura. Questa sera è un evento davvero importante per la nostra città, è un evento molto sentito a quanto pare perché la partecipazione è veramente ben riuscita, c'è tanta gente, sono diversi appunto gli enti coinvolti tra cui appunto il comune, la biblioteca e ovviamente l'associazione PROD di cui sei presidente che appunto stasera ha organizzato questo evento perché qual è l'esigenza? Considerando il fatto che oggi è la giornata mondiale ovviamente per la letteratura. Siamo molto contenti della partecipazione, effettivamente è stato un progetto che ha voluto fortemente coinvolgere la città. Da una parte ha chiesto proprio ai cittadini di partecipare donando una piccola quota e quindi contribuendo all'aggiornamento della biblioteca. Vogliamo che la biblioteca diventi un luogo vivo come lo è stasera, quindi ci auguriamo che anche in futuro vi saranno altre occasioni. Siamo contenti perché siamo riusciti a donare circa 60 testi alla biblioteca e speriamo che questo progetto di sensibilizzazione così innovativo si possa ripetere anche in futuro. E che dire, siamo contenti perché credo che la biblioteca sia appunto, come si discuteva prima, un luogo particolarmente speciale. In un periodo in cui i comuni sono così in difficoltà, i cittadini devono prendersi cura di questi luoghi e quindi possiamo dire di essere abbastanza fiduciosi perché la risposta è stata assolutamente positiva. Due ospiti importanti, anche vogliamo ricordarli. Allora, ospiti importanti ci sarebbero tantissimi ringraziamenti da fare. Chiaramente l'amministrazione che ha accolto positivamente il progetto e ha dato un importante contributo, soprattutto alla persona di Fiorenza di Bella, la direttrice della biblioteca. L'amministrazione e gli uffici tecnici in generale che si sono messi a disposizione. Le biblioteche che hanno accolto calorosamente l'invito, tra queste la libreria della Mondadori, la libreria Copernico e l'edicola Falcone Borsellino che ha partecipato con questo genere che sta andando tanto, che è appunto il fumetto. E poi ci sono tantissimi artisti che hanno partecipato, Orazio Alba, Gianni Livi, che sono stati appunto coloro che hanno dato l'input per organizzare questa giornata, le ragazze che hanno fatto il reading, Marilena Trovato, Rosita Sinopoli e Daniela Vicino, a cura appunto di Roberto Analoro. Ringraziamo la professoressa Costa e quindi la partecipazione dei ragazzi del liceo classico della terza B, se non ricordo male. E poi ci sarà un momento musicale successivamente al momento della degustazione a cura di Tommaso Vespo. E poi ringraziamo tanto i ragazzi dell'alberghiero che si sono messi a disposizione organizzando un po' tutto il momento conviviale. Oggigiorno diventa sempre più importante dedicarsi alla lettura, soprattutto nei confronti dei giovani, poiché insomma, i social insomma, mettono un poco a rischio il fatto di prendere un libro, anche datato, e poterlo leggere. Oggi il Comune ovviamente ha aderito a questa importante iniziativa nel segno di questa giornata mondiale, ma non soltanto per questo, perché la nostra città, e si vede dalla presenza, ha sete di cultura, possiamo dire così, Assessore. Certo, ho constatato con grande piacere che questa manifestazione è riuscita a coinvolgere tanti giovani, tante persone di ogni età. Questo appunto significa che c'è sete di cultura, sete di capire l'importanza del libro, che sia libro cartaceo, che sia anche libro elettronico, l'importante è che si legga. Perché solo con la lettura si possono aprire i propri orizzonti, si possono acquisire nuove idee, si può progredire a livello personale ma anche a livello sociale. L'espressione linguistica, la capacità di scrivere, la capacità di interloquire con gli altri, la capacità di progettare, la creatività, tutto dipende dalla lettura, perché noi siamo tutto quello che leggiamo, noi siamo frutto dei contributi che riceviamo dagli altri. Allora speriamo che questo amore per la lettura rinasca nelle giovani generazioni, che rinasca fin dalla primissima infanzia, perché se non si comincia ad amare la lettura e i libri da quando si è sui banchi di scuola, nella scuola primaria, forse non la si gusterà mai. Io anche da dirigente scolastico veramente cerco
cerco in tutti i modi di promuovere la lettura. Noi abbiamo una biblioteca ricca di volumi, più di 6.000 volumi, anche la biblioteca del liceo artistico è una pregevolissima biblioteca. Dobbiamo promuovere la lettura fra i giovani e attraverso questa iniziativa e altre che ne devono seguire sono convinta che riusciremo ad appassionare i giovani a quello che è uno strumento fondamentale per la loro realizzazione umana e per la loro realizzazione professionale. Senza cultura non si va da nessuna parte. Oggi un importante evento per la nostra città, ovviamente la giornata mondiale della letteratura, insomma del libro, è importantissimo ovviamente, ma a Caltagirone abbiamo una biblioteca che è stata valorizzata e che deve essere ancora valorizzata. Grazie a questo, insomma, il fatto che molta gente ha partecipato significa che veramente c'è l'esigenza anche a Caltagirone, si è molto amanti della nostra biblioteca e della lettura ovviamente. Molto, moltissimo. Io ho l'esperienza diretta della quotidiana frequenza di tantissimi giovani, di ricercatori, di studiosi, anche il sabato mattina nelle ore in cui siamo aperti. Quindi noi ci dedichiamo veramente con tanta passione a questo lavoro e poi chiaramente vorremmo aprire appunto la biblioteca maggiormente alla città. Oggi offre ovviamente una fruibilità giornaliera, appunto come diceva lei, dal lunedì al sabato, ma cosa si potrebbe aggiungere per poter dare un valore in più a questa città? Ma noi stiamo puntando molto intanto sulle visite proprio al patrimonio bibliotecario della città con le scuole. E anche nelle altre, c'è la biblioteca della frazione di Granieri che è stata recentemente riaperta, la biblioteca del centro storico che ha 18.000 volumi, la nostra biblioteca che ha quasi 150.000 volumi, quindi abbiamo un patrimonio librario veramente consistente e quindi lo facciamo conoscere. Abbiamo un fondo antico con delle raccolte importantissime di inestimabile valore, per cui cerchiamo in tutti i modi di far conoscere anche i bambini piccoli, i ragazzini delle scuole elementari, poi ospitiamo l'alternanza scuola-lavoro, stiamo facendo presentazioni di libri per quello che è possibile fare, certo tenendo conto delle nostre potenzialità anche dal punto di vista del personale e delle risorse che sono esigue, diciamo questo. Ma i giovani sono vicini alla lettura? Molto, molto, devo dire sì, perché qua anche i bambini hanno spazio libero qua per cercarsi i loro libri e il pomeriggio è proprio molto visitato, molto frequentata, è un luogo anche di incontro, di aggregazione importante. Quindi nonostante l'avanzare della tecnologia, quindi questi sistemi telematici, anche di lettura telematica, la lettura ancora proprio sui libri ancora è valida con i giovani soprattutto? Con i giovani sì, io penso di sì, perché ne vedo tanti qua che vengono a prendere i libri, poi anche molte donne, devo dire che la fascia che legge di più è quella delle donne. Le donne leggono molto, vengono con le buste, perché noi possiamo dare 3 libri alla volta e prendono questi libri, poi c'è con una frequenza costante, perché proprio sono le lettrici assidue. Devo dire che le donne sono quelle che leggono di più. Ricordiamo soltanto gli orari di apertura, giusto per insomma, cogliere l'occasione per chi ci ascolta. Tutti i giorni, il sabato è aperta dalle 9:30 alle 12:30, gli altri giorni dalle 8:30 alle 1:30 e il pomeriggio dalle 4 alle 7, tutti i giorni. Quindi cerchiamo di garantire sempre un servizio costante, preciso, puntuale. È anche semplice poter reperire, insomma, poter usufruire dei libri e anche di un bello spazio lettura qua stesso, no? Sì, c'è una bella sala di lettura, adesso abbiamo anche la sala conferenze che è agibile perché per un periodo non lo è stato. Stiamo cercando di riordinare, recuperare un pochino degli spazi diversi per quello che è possibile.